Provare a recuperare il calo di presenze dovuto all'emergenza coronavirus, rafforzando i collegamenti intermodali via bus, mare e treno per raggiungere con più facilità le località turistiche della Campania, a cominciare dalla costiera amalfitana e dal Cilento, ma anche fino agli scavi di Pompei. Sono i contenuti del progetto presentato alla stazione marittima di Salerno, frutto dell'accordo tra Regione Campania e Trenitalia. Trasporti integrati per visitare decine di luoghi turistici, è stato sottolineato, lasciando l'auto a casa e senza doversi preoccupare del parcheggio o del traffico. È un progetto che si integra benissimo con gli sforzi che sta facendo la Regione Campania, con il Cilento Blu, con l'alta velocità per il Cilento, con le linee ferroviarie turistiche che sono state riattivate soprattutto in provincia di Avellino, quindi un progetto integrato una cui parte di interventi viene finanziata dalla Regione Campania e le aziende di servizi ferroviari si stanno ovviamente adeguando e stanno sostenendo il nostro progetto e hanno attivato questi altri servizi, che significa un collegamento diretto col biglietto del treno, il raggiungimento via mare dell'isola di Capri piuttosto che di altre località turistiche e poi il raggiungimento di Amalfi, Pompei e quindi tutte le località di maggiore pregio del nostro territorio. Questo è il progetto in cui noi abbiamo investito per 4 anni, finalmente le aziende hanno riconosciuto il pregio della proposta che abbiamo messo in campo e quindi iniziano a lavorare anche a mercato. Grande intermodalità e capillarità per tutte le persone che vogliono raggiungere in maniera molto capillare tutte le località di questa splendida regione. Diciamo che queste sono tutte iniziative che rilanciano il turismo e quindi siamo sicuramente convinti che anche questo ci aiuterà moltissimo la regione da questo punto di vista.